storia di accettazione e coraggio. Okay. Io sono Federico Valenzano, sono il vice direttore della Caritas diocesana di Modena e molti di voi mi hanno già visto perché noi da 2 anni siamo ormai, 1 anno e mezzo, siamo in questo quartiere con una sede. Questa sede si chiama Laboratorio Crocetta. Già c'è una differenza fondamentale tra fare delle cose per le persone e fare delle cose con le persone. Il nostro essere in questo quartiere, voi sapete bene, che è legato al fatto che c'è un mega progetto che si chiama Fiducia nella città. Il motivo per cui noi siamo in questo quartiere è perché stiamo cercando di lavorare sulla fiducia nella città. È come se, dovete immaginare, che è come se fossimo degli infermieri che prendono la temperatura corporea e proviamo un po' a vedere qual è la temperatura della fiducia. Noi e la nostra compagnia facciamo sia spettacoli, appunto come abbiamo detto, ma anche laboratori. Laboratori con i ragazzi e ci piace il laboratorio perché è proprio una sperimentazione. Alcune volte siamo molto incasellati e questo anche facendo i laboratori con voi abbiamo scoperto anche i vostri mondi. Noi abbiamo fatto questo percorso di formazione sul teatro narrazione, che è un gioco di entrare dentro e uscire fuori. Il soggetto che ci hanno dato, perché appunto è stato quasi una scuola, è stato raccontare una storia che parlasse di fragilità. Uno si immagina il laboratorio, se lo immagina si immagina il laboratorio di chimica, no? Dove si fanno degli esperimenti. Sì, è proprio per questo che si chiama laboratorio, perché è come un laboratorio di chimica, si sperimenta, si improvvisa, ognuno, non ci sono risposte giuste e risposte sbagliate. Che cos'è che viene in mente quando pensate alla fragilità? Porte in vetro. Le porte in vetro? I telefoni. I telefoni? Perché i telefoni? Perché se cadono si rompono. Ok, perché se cadono si rompono. Ok. Non mai posti una storia sul tuo pensiero, però sì, sai che ci sono altre persone che non condividono il tuo stesso pensiero e quindi lì in quel momento sei abbastanza fragile perché forse sono più persone che non condividono il tuo stesso pensiero e ti vengono addosso dicendoti il perché quella cosa lì non è giusta per loro. Quando vedi una persona cara morire. Quando vedi una persona cara morire. Certo. Ma qual è la debolezza di tutto? L'acqua è la nostra debolezza. Io credo. Sì. Non so bere. Ok. Vabbè, ognuno ha... Qualcuno è allergico. Secondo voi, a livello emotivo, la fragilità, quindi a livello di quelle che sono le nostre sensazioni, come può essere rappresentata? Qualche immagine, qualche suggestione è già saltata fuori. La rabbia, sì. La rabbia? Perché? Perché la rabbia... Si dice? È cattiva. Sì. Fare brutte decisioni. Infatti io dico sempre, quando sei arrabbiato, non fare decisioni. Oppure aver paura di alcuni animali. Certo. Aver paura di sbagliare. Aver paura dei cani. Aver paura dei cani. Sì. What the? Ma tutte quelle paure ce l'hai già. Esistono tante modalità di essere fragili e di esprimere la fragilità. Quindi, come diceva Margherita prima, la fragilità è un qualcosa che fa parte di noi. In un modo o nell'altro abbiamo delle nostre fragilità. Ci saranno tanti personaggi in questa storia. E di solito una domanda che facciamo noi, finito lo spettacolo, è: in quale personaggio vi rivedete? O semplicemente è: vi siete rivisti in qualche personaggio? Diteci sì o no.